Si è avuto, è una partita difficile anche da commentare perché è successo di tutto per 99 minuti e a Francoso noi non vedevamo una partita del genere veramente da tanti anni. Bene, sono onorato di quello che dice, perché comunque io c'è un doppio filo qua che mi lega. Sono amicissimo di Beppe Sannino, sono cresciuto a Beppe e Sannino come allenatore, quindi sono onorato di aver fatto che la squadra abbia fatto una grandissima prestazione. Se l'è giocata ad armi pari, il Varese costruito per fare altre cose. Comunque noi abbiamo fatto una grandissima partita, peccato perché perdere oltre il tempo di recupero penso che sia qualcosa di assurdo. Poi non sto a contestare il rigore, si possono dare, c'è amarezza perché comunque si è perso 30 secondi in più, un minuto, ma non si può andare oltre i 6 minuti. Io non l'ho mai vista una cosa di questo genere. Tanto ormai subiamo questa sconfitta, per me è meritata perché la squadra ha giocato a ogni pari, sino a pochi minuti alla fine la squadra vinceva 3-2, penso con merito perché avrebbe battuto colpo su colpo. E quindi c'è una grossa arrabbiatura. Rimane la prestazione senza parecchi giocatori importanti, fra cui Pippo Scalzi, De Simone, Totaro. Però abbiamo fatto una grande partita, onorato un grande stadio, ripeto, che mi lega a qualcosa di importante alla gara, ecco. In un calcio dove il fattore campo conta sempre meno, soprattutto a questi livelli, forse oggi si è visto che un pubblico c'era anche la vostra curva, veramente che ha vissuto una partita che si ricorderà a lungo. Ma sono contento che dice queste cose qua, ecco, questo per me è quello che mi spinge a fare questa professione qua, cercare di fare calcio, di giocare, e non ci dimentichiamo che noi siamo una neopromossa, dobbiamo accettare questa sconfitta del campo, perché bisogna sapere accettare anche una sconfitta che brucia e ci servirà per crescere, si dice così, anche se si è arrabbiati che non prendi nulla. Dopo una prestazione di questo genere qua, non prendere neanche un punto è veramente devastante, ecco.